diventare produttori come la vera rivoluzione è questa, ma non è la rivoluzione dell'idrogeno, è la rivoluzione vera, è la rete, il concetto di rete, rete che ci siamo dentro, la più grande veramente rivoluzione della storia dell'umanità, è la rete, la condivisione della conoscenza. Abbiamo bisogno di energia. Quando facciamo una casa che ne disperde il 50%, facciamo un'automobile che mettiamo un litro di benzina, il 90% se ne va in calore. Abbiamo i sistemi da riformare prima di chiedere energie nuove. Riformiamo i sistemi che non siamo più capaci a gestirla. I politecnici in Svizzera e in Germania stanno lavorando da 5 anni per ridurre i consumi mantenendo i servizi. Ridurre i consumi agli anni 60. Con le tecnologie ci sono. Allora, le rinnovabili, ne parliamo le rinnovabili quando saranno finanziate dai risparmi energetici. Allora, tu risparmi, con quello che risparmi investi in tecnologie energetiche. Se no, se dobbiamo finanziare le energie alternative e dobbiamo togliere i soldi alla scuola, alla sanità, dove li andiamo a prendere i soldi? Non lo so io. La percezione, quello che dicevo prima, la gente percepisce, vive una vita magari di stenti perché percepisce una cosa completamente errata. E viviamo di percezione, il caldo a 20 gradi lo percepiamo a 25, se tu chiedi a qualcuno dell'inflazione che sia sotto il 2%, non ci crede nessuno perché dice con l'euro sono raddoppiati i prezzi, il 90% con cui ho parlato ha questa percezione, non è vera, l'inflazione è vero che è sotto il 2%. E così l'energia è percepita come due buchi nel muro, che metti una spina, ti arriva dell'energia, la vuoi pagare sempre meno. E tu vuoi benessere da quello, vuoi tepore, non vuoi watt, vuoi del tepore. Allora percepire, noi la percepiamo così l'energia, una grande industria che produce l'energia per tutto il paese. E passare da quello stato lì al piccolo, a produrtela te, è un passo epocale. È un passo epocale, quindi la rete potrebbe essere la soluzione. Cioè la concezione proprio, e in questi momenti, in questo momento qua, è pazzesco, perché è adesso che stiamo assistendo a delle grandi rivoluzioni, adesso, in questo momento, si stanno unendo tutti i nodi della rete, si stanno unendo, in questo momento, dando origine a un cervello, il famoso cervello globale, ci stiamo unendo con i nodi delle reti, e fai delle cose che sono incredibili. Tutte le intermediazioni se ne vanno, la televisione non sarà più importante, perché sarà inglobata dalla rete. Tu ti scegli i programmi, i giornali, le televisioni, così come li abbiamo concepiti, spariranno. Ognuno si va a cercare l'informazione detta da una persona della quale ti fidi, della quale sai che ha una reputazione, la quale sai che ha una reputazione. E questa è la grande forza della rete. Io mi vado a cercare una notizia che è da tutte le parti, poi voglio il commento di una persona che mi fido. Vado da quello lì, magari lo pago perché è il suo lavoro. Però io un'informazione che dico io dalla persona di cui io stima. E i giornali, la televisione hanno perso la reputazione. Quindi siamo in un cambiamento epocale. La politica, cosa serve la politica? 900.000 persone, il loro valore aggiunto, il loro stipendio, che vivono di politica. E abbiamo una situazione che umanamente ce l'abbiamo senza, se c'è uno di sinistra o di destra. Io non faccio più questa selezione, posso anche sorteggiare. Allora chiedo alla popolazione, ho bisogno di queste persone con questi requisiti, come quando si va a cercare un mare. Uno, un requisito è che sia incensurato. Due, uomini, donne, laureato, che parli 3 lingue, 2 lingue. E allora poi quando quando avrò questa cerchia di persone che ho selezionato, chiederò a queste persone, ha voglia di servire, di mettere a disposizione quello che sa, la sua esperienza, per 5 anni poi torna a fare quello che fa, per servire la sua nazione, il suo stato, la sua patria, ha voglia, sente questo fuoco, se lo sente, ecco, prego. Beh, allora, destra, sinistra, questi qui c'erano ancora le correnti, IDS, vai, io sto girando un po' i comuni, io non sospettavo. Nei comuni adesso è chiaro che IDS e la Margherita vogliono gli inceneritori, e allora l'opposizione lo fa Forza Italia e AN. Allora sentire quelli di Forza Italia e di AN che dicono volete intossicare i vostri cittadini, è un discorso. Poi magari vai in un altro consiglio, è il contrario. Forza Italia non vuole l'inceneritore e la sinistra magari dice no. Quindi sono giochi già fatti, perché siamo un piccolo paese, piccolissimo, ci stiamo ancora, dove
il sistema ormai economico è sparito, perché c'è un sistema che non è niente più di economia, è un sistema che gioca tra banche, industria e mezzi di informazione. Questi tre, questo rapporto a tre, sadomaso, che ormai le banche sono nei consigli di amministrazione delle aziende, gli imprenditori sono nei consigli di amministrazione delle banche, le banche ormai detengono il debito di tutti gli imprenditori italiani, e i mezzi di informazione non riescono a dare una notizia che non sia imboccata. Noi, è uscita adesso una cosa che per me è clamorosa: i servizi segreti, c'è un certo Pompa, chiamava tutti i giornalisti e gli dava gli articoli da pubblicare. Questo è il nostro paese. Ma il giornalista è questo, il giornalista è anche valido, ma il suo stipendio lo prende metà dall'inserzionista e l'altra metà da una sovvenzione statale. Prende soldi da tutti tranne da quello, dalla persona che dovrebbe ricevere, il lettore. Quindi il mercato, legge di mercato, domanda e offerta non ce n'è più. Ma io sono fiducioso perché ho scoperto un nuovo modo di comunicare che a me sta dando grandissimi risultati. Sono in un buco nero. Sì, sono in un buco nero, non so come uscire, in casa mia non mi salutano più. Io mi aggiro, blog, mia moglie dice è pazzo, mio fratello è pazzo, dice solo blog, open source, via i diritti d'autore, copyleft. Io dico queste cose qui di notte, mi sento, solo che la cosa incredibile è che poi ho ragione io, non hanno ragione né mio fratello né mia moglie. Insomma, siamo anche in un momento di grossi mutamenti proprio di pensiero, o capisci che sei in un momento di grosse trasformazione o se no deperisci psicologicamente. Ma la cosa straordinaria non è tanto il blog seguito, uno dei primi 10 del mondo, sai, io mi sono buttato in un'avventura, non sapevo, adesso sono lì. La cosa più incredibile sono quasi 20.000 ragazzi che si chiamano i meetup in 150 città italiane, che organizzano cose sul territorio, fisiche, perché il blog, sai, scrivi, ma è il ciberspazio. Quindi questi ragazzi fanno veramente una cosa di politica vera, e non c'è destra, sinistra. Noi ogni tanto ci riuniamo tre volte all'anno, si determinano le sforze dove devono essere incanalate per non disperdere, poi loro sono autonomi, loro diventano me, io sono loro lasciapassare. La mia faccia gli serve andare a parlare con un assessore, un consiglio, oppure e basta. Io non sono leader di niente. Sono loro i leader di loro stessi e fanno cose strepitose. Danno una mano a Zanotelli per l'acqua a Napoli, che sono riusciti a ripubblicizzarla. Però il cammino è dal basso, democrazia dal basso, quindi è un virus che gira, che ogni tanto viene fuori, tic, ma è dura, come tempi è molto più lungo. Cioè, la cosa interessante è che io scrivo sul blog, quindi uso una tecnologia molto raffinata, e poi l'informazione viene stampata e distribuita come di nascosto, come nelle cantine, nella metropolitana si lascia lì il volantino, dentro il bar, non farti vedere, lascialo lì. E si stampa questa settimana in PDF, è tutto gratuito, e c'è gente, dei giornalai per esempio, che lo mettono in mezzo al Corriere della Sera, come gadget del Corriere della Sera. E se facciamo due calcoli, è gratis, quindi va bene, non c'è pubblicità, non c'è niente, lo stampi, spendi il costo della stampa, della carta. Ma se facciamo due conti, noi abbiamo dei dati di prima stampa, cioè di una copia, che poi sarà mediamente 5, di una copia siamo a 50.000 tiratura, 50.000 alla settimana, di una copia, mediamente sono 4, siamo a quasi 200.000 copie che si stampano. E dov'è un giornale che vende 200.000 copie? Ragazzi, di un giornale. Quindi qualche cosa sta succedendo. Se io ieri ero a Genova con 10.000 persone in piedi a sentire tre scienziati che parlavano per due ore di microparticelle, di gestione dei rifiuti, di cosa c'è dentro l'alluminio, cioè stavano lì in silenzio a sentire queste cose. C'è qualcosa che sta cambiando. E purtroppo la politica è indietro. Molto, non percepisce questi cambiamenti. Dico...